Siamo in uno dei miei luoghi preferiti, ovvero alla Lipu di Ostia, completamente immersi nel verde. Abbiamo girato diverse puntate di Battito Animale in questo luogo incantevole. Abbiamo parlato dei fenicotteri rosa, dei cigni, vi abbiamo fatto conoscere la Lipu stessa raccontandovi quella che è la sua storia, ma non vi abbiamo mai raccontato quelle che sono le caratteristiche, le specificità degli uccelli che vivono proprio la Lipu, e oggi ci occuperemo di questo. Attraverso lo studio degli uccelli noi capiamo qual è lo stato di conservazione dell'ambiente, ma capiamo anche in quale stagione ci troviamo. Per questo, affacciandosi sul lago dell'Oasi Lipu di Ostia, noi possiamo, a seconda delle diverse stagioni, osservare specie completamente diverse. L'inverno, ad esempio, è il periodo in cui vi è un vero e proprio tappeto di anatre, no? Di papere selvatiche, dicendo in maniera un po' semplice. Specie comuni come i germani reali, ma tante altre specie, alcune delle quali molto rare, come la moretta tabaccata. Tabaccata perché è color tabacco, d'altronde i nomi degli uccelli derivano da come sono fatti o da quello che fanno, e che è peraltro l'anatra più minacciata d'Europa, che d'inverno si può osservare in grandi numeri. E poi ancora i moriglioni, delle anatre simpaticissime, anatre tuffatrici, che quindi si tuffano in profondità per cercare il proprio cibo, ed ancora le alzavole, veramente è una biodiversità ricchissima, accanto agli aironi, ai fenicotteri rosa, ai falchi di palude, dei grandi rapaci che quando passano sul lago creano un vero e proprio panico, perché tutti gli uccelli sono spaventati da questi grandi predatori. Poi, spostandoci lungo il corso dell'anno, pian piano arriviamo alla primavera, cominciano ad arrivare quelli che sono gli uccelli che nidificheranno qui. Alcuni provengono dall'Africa, come gli aironi rossi, che sono proprio il simbolo dell'Oasi, che arrivano più o meno il giorno del mio compleanno, quindi a fine marzo, fanno un viaggio lunghissimo, costruiscono il proprio nido in Oasi. Poi arrivano i cavalieri d'Italia, dei trampolieri, degli uccelli con le zampe lunghe e il becco lungo, che vogliono l'acqua un po' più bassa, così come tutti i limicoli, che sono appunto degli uccelli che vivono sul limo, quindi vogliono dell'acqua bassa con delle isole sabbiose pulite. Quindi cambia completamente il contesto, buona parte delle anatre se ne vanno, arriva un'altra anatra molto colorata che si chiama fistione turco, ha un nome assurdo, ma è l'anatra più colorata che abbiamo in Italia. Il maschio ha una testa praticamente arancione e un becco rosso, quindi veramente in ogni stagione c'è da divertirsi. Questo è il bird watching, no? La bellezza di rimanere stupiti. Proprio ieri c'erano per esempio i gruccioni, che i telespettatori si interrogheranno che animali saranno mai questi. Sono gli uccelli più colorati che abbiamo in Europa, sembrano uccelli tropicali, in realtà vengono da lontano. In inglese sono chiamati bee eater perché mangiano le api in particolare, fanno un verso particolare, e veramente chi li osserva rimane estasiato, perché dice: questi animali sono scappati da qualche parte. No, sono degli animali che in questa stagione arrivano alle nostre latitudini per nidificare, e sono davvero animali incredibili. Quindi, alzando gli occhi al cielo, possiamo scoprire un mondo davvero fantastico. Il bird watching, l'osservazione degli uccelli liberi in natura, è una pratica, un hobby, uno sport, possiamo definirlo in tanti modi, che la Lipu lanciò per la prima volta a metà anni 80 in Italia, e che oggi conta sempre più appassionati in tutto il paese, ma in tutto il mondo, perché veramente sono milioni e milioni di persone che praticano questo hobby. È un hobby che consente di scoprire la natura nel rispetto degli uccelli, perché poi il primo punto per noi è un punto etico, che dice di rispettare il benessere di questi animali, soprattutto in primavera e estate, quando gli uccelli nidificano, bisogna avere grande attenzione per non disturbarli. Io amo dire che è un hobby, una passione democratica, nel senso che chiunque la può praticare in qualsiasi luogo, perché basta un binocolo, basta una guida a riconoscimento delle centinaia di specie che vivono in Europa, un abbigliamento mimetico, e poi anche semplicemente dalla finestra di casa, facendosi una passeggiata al mare in pineta, senza andare chissà dove, si possono trovare tantissime specie. A Ostia siamo molto fortunati, perché il territorio ha
vaste aree tutelate dalla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e poi in particolare qui nell'Oasi Lipo di Ostia abbiamo uno dei siti più importanti di tutta Italia. Qui dall'apertura dell'Oasi, che è avvenuta nel 2001, abbiamo contato 218 specie di uccelli, quindi veramente un numero incredibile che attira appassionati di bird watching e di fotografia un po' da tutto il mondo. Soltanto nell'ultima settimana abbiamo avuto tedeschi, abbiamo avuto americani giunti appositamente per visitare questo luogo. E poi altri due elementi importanti di questa pratica sono il benessere che apporta a chi lo pratica, quindi il bird watching veramente dal punto di vista del benessere psicofisico fa benissimo, perché si cammina in natura e si ha un contatto con la biodiversità, quindi si abbassano i livelli di stress, quindi un momento magari di nervosismo, un momento della nostra vita in cui dobbiamo affrontare delle difficoltà, immergerci nella natura non potrà che regalarci dei benefici. E poi regala dei benefici anche ai territori, dal punto di vista del turismo sostenibile, tante persone che visitano posti importanti dal punto di vista del bird watching. È stato fatto uno studio che praticamente il movimento del bird watching soltanto negli Stati Uniti muove denaro più o meno l'equivalente del PIL prodotto dal Costa Rica, per capire comunque quanto questo faccia bene anche ai territori. Quindi proteggere gli uccelli è qualcosa che fa bene agli animali, alla natura, ma fa bene anche a tutti noi. E qua poi ci sono proprio delle postazioni in cui si possono ammirare gli uccelli. Sì, noi per consentire un'osservazione il più possibile tranquilla e piacevole per le persone, ma anche per non disturbare soprattutto gli uccelli, abbiamo creato dei capanni, dei veri e propri capanni da bird watching, delle casette di legno, che consentono di osservare gli uccelli senza essere visti. Quindi consentono di vivere un po' l'effetto documentario, no? Quindi tu vedi quello che avviene in natura, vedi l'animale che imbocca il piccolo, vedi l'altro uccello che dorme, quello che cerca di predare un altro animale, quindi ti immergi proprio nella natura nel pieno rispetto di quelle che sono le caratteristiche di questi meravigliosi animali, che sono animali selvatici, quindi questo è molto molto importante da sottolineare. E insieme ad Alessandro adesso vi portiamo in giro per la Lipu per arrivare sino a uno dei capannoni dal quale è possibile fare appunto birdwatching. Nel percorso per raggiungere il capanno ci siamo imbattuti in questo piccolo angolo dedicato alle farfalle. Qui siamo nel giardino delle farfalle, dove abbiamo realizzato un vero e proprio bed and breakfast per gli insetti. In particolare abbiamo creato quelli che si chiamano hotel degli insetti o bug hotel, dove abbiamo creato proprio una serie di nicchie all'interno delle quali possono per esempio riprodursi le farfalle, le coccinelle e le api solitarie. Ciascuna specie sceglie una diversa nicchia, un diverso piano, quindi ci sarà magari chi andrà a deporre le uova dove ci sono delle cannucce tagliate o ancora dove c'è una pigna. E la cosa interessante è che le specie convivono, non come da noi quella persona del terzo piano lì o quella del quarto perché fa rumore. Battuta a parte, questo è l'hotel e poi ci sono una serie di piante che con i loro fiori offrono cibo a questi insetti utilissimi. In realtà tutta l'oasi è un bed and breakfast per gli insetti, peraltro sappiamo quanto sia pericolosa la scomparsa delle api anche proprio per la sopravvivenza di noi esseri umani, per la frutta e la verdura che quotidianamente andiamo a mangiare. E questo è un progetto, un'attività che noi proponiamo anche alle scuole. Peraltro anche in molte parti d'Italia si sta ormai portando avanti un'attività di sfalcio differenziato. Che vuol dire? Vuol dire che nelle aree verdi, nei parchi cittadini, una parte viene tagliata a prato basso e un'altra parte viene lasciata alla biodiversità con dei fiori che consentono appunto di ospitare tante specie animali. Quindi è un discorso che da un lato serve anche a sensibilizzare i bambini, che sono poi quelli che diventeranno i cittadini del futuro. Abbiamo raggiunto uno dei capanni che si trovano all'interno della Lipu e in questo posto appunto si possono osservare gli uccelli, almeno quelli che passano qua davanti. Sì, questo è uno dei capanni da birdwatching, queste casette di legno estremamente confortevoli per poter accogliere anche le scuole, quindi anche i bambini molto piccoli che affacciandosi da questa finestra possono scoprire questo mondo meraviglioso, questa
quest'area naturale che noi abbiamo ricreato al posto della discarica, quindi questo è importante da dire, perché molte volte l'uomo purtroppo distrugge la natura, in questo caso invece il processo è stato inverso, perché al posto di una discarica è stata fatta una grande opera di bonifica e di ricostruzione di questo grande lago che ha diversi livelli di profondità, quindi può ospitare specie animali molto differenziate. Ci sono una serie di isole e in questa stagione ancora l'acqua è abbastanza alta, però molto rigogliosa, la vegetazione molto verde, con queste isole che hanno tamerici e giunchi che ci ricordano un po' quella che era la situazione del litorale romano prima della bonifica, quindi un po' un salto indietro nel tempo. Assolutamente confortevole, poi il paesaggio che si può ammirare lascia abbastanza senza parole. Sì, prima è meraviglioso, arriva questa brezza marina che veramente è molto rinfrescante, e poi questo verde, questa pace, questo silenzio anche, sembra quasi di non stare a Ostia, no? Sembra chissà di stare distanti chissà dove, invece siamo veramente alle spalle del porto e abbiamo creato quest'angolo in cui la natura spazio dedicato a se stessa, ma dove l'uomo chiaramente in punta di piedi può fare tanta attività e emozionarsi di fronte al volo di tante specie. Mentre parlavamo abbiamo visto gli aironi rossi, abbiamo visto i fischioni turchi, peraltro è stato bellissimo perché ho rivisto alcuni fischioni nati un po' di settimane fa, un po' cresciutelli, quindi hanno superato la fase più difficile, perché quando sono piccoli le anatre e gli anatroccoli vengono predati da altri animali. In natura purtroppo è normale, purtroppo è naturale, però si possono osservare anche queste scene. Poi sono passati i gruccioni coloratissimi, quindi veramente abbiamo potuto ammirare tante specie belle e ripeto, la cosa davvero emozionante è poterlo fare in tutta tranquillità, no? Pensare che fino a un po' di anni fa qui c'era una zona di degrado e ora questi animali compiono viaggi di migliaia di chilometri per venire qui ad Ostia. Devo dire che è anche qualcosa di romantico, no? Sì. Ci dà speranza. Sì, non senti le automobili, non senti i rumori della città, ma anche appunto siamo circondati comunque dalla città, ma anche le dune che abbiamo creato con tutti questi alberi che abbiamo piantato creano questa situazione di totale tranquillità, che poi fa bene anche a noi, no? Perché poi stare qui qualche ora veramente ci rassenera e ci restituisce un contatto con la natura che purtroppo abbiamo sempre più perso. Alessandro, ovviamente le persone che ne hanno voglia possono venire? Assolutamente, sabato e domenica mattina si possono venire, ci potete venire a trovare per fare bird watching e fotografia. In realtà si può venire anche durante gli altri giorni della settimana su prenotazione, perché poi proprio per evitare anche un disturbo eccessivo, noi gli altri giorni abbiamo dei piccoli numeri dove vengono magari i fotografi che in silenzio si mettono a scattare delle immagini meravigliose, e poi facciamo tanti eventi anche per il grande pubblico. Uno che avverrà tra poche settimane è la Notte delle Stelle, 10 agosto, San Lorenzo. Dal pomeriggio fino a tarda notte saremo qui a osservare gli uccelli, liberare dei rapaci notturni, fare attività didattiche con i bimbi, poi telescopi, binocoli, osserviamo le stelle cadenti, i pianeti, quindi unire aspetti anche un po' diversi. Quella è un'attività che facciamo da tanti anni, quindi poi veramente le iniziative saranno numerosissime, quindi sarà possibile accogliere tante persone. E ovviamente noi cercheremo di tenervi informati su tutti gli appuntamenti che ci saranno qua alla Lipu, e ovviamente torneremo anche noi per raccontarvi qualche altra caratteristica, esperienza o semplicemente quello che accade alla Lipu. Noi ringraziamo Alessandro Polinori per questa... Sono io a ringraziarvi per questi spazi, sono preziosi. No, per me è un piacere immenso, perché ogni volta che vengo qua ricarico proprio le batterie. Quindi grazie Alessandro, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Battito Animale. Arrivederci! Scusate un attimo, Airone Rosso, preparati se riesci a prenderlo. L'airone rosso, che è il simbolo dell'oasi, quello di cui ho parlato prima, che arriva dall'Africa, e questo è stato il primo sito di nidificazione del Lazio.